Il campionato, la Coppa, questa è una settimana intensa per l'Ancona. La gara di domani con l'Aquila, come prenderla, insomma, visto che è un appuntamento che ti dà la possibilità di far giocare chi magari finora ha avuto meno spazio? Sì, sì, è sicuramente una partita che mi interessa perché uno dobbiamo andare a cercare di passare il turno. E poi hanno la possibilità di giocare i giocatori che hanno giocato meno, quindi è uno stimolo da parte mia, da parte soprattutto loro che si devono far vedere, insomma. Quindi mi auguro che sia una partita di livello buona, io sono convinto che la squadra possa rispondere molto bene. Ecco, che tipo di risposte aspetti? Tanto si rivedrà dopo tanto tempo di Dio, ad esempio. No, beh, anche lui sono contento, mi sembra che siamo passati diversi mesi, quindi anche lui gli serve moltissimo, è un giocatore che a noi serve perché ha forza, ha qualità, quindi è un giocatore che aspettiamo molto volentieri, ma soprattutto anche per gli altri, per capire a che livello sono di condizione, per capire dove sbaglio io magari a non farli giocare, quindi è una prova che servirà sicuramente a tutti per poter entrare anche in condizione. Squalifica di Cognini per due giornate, anche se è anche infortunato. Bussi non al meglio in vista del Sant'Arcangelo, un po' di problemi in attacco. Sì, vabbè, Cognini purtroppo queste due giornate ma ha avuto anche un problema alla mandibola, quindi non c'era lo stesso. Quindi mi auguro di poter recuperare Bussi, che veniva da una settimana dove ha avuto un problemino alla coscia, quindi speriamo che torni ad essere a posto per poi trovare delle soluzioni in alternativa e vedere come andare a affrontare il Sant'Arcangelo. Che risposte hai avuto dopo Arezzo invece dalla tua squadra? Risposte positive, sinceramente. La squadra ha lavorato da squadra, che è quello che mi interessa, ha fatto un risultato valido contro una squadra che può mettere in difficoltà tutti, perché ha giocatori soprattutto davanti che hanno grande qualità, grande forza, e quindi sono contento del risultato e della prestazione. Per le prossime due in casa, il Sant'Arcangelo ed il Tutto Cuoi, possiamo dire che sono partite facili solo sulla carta? Neanche quello. No, sono sicuramente, dicevo prima, che Sant'Arcangelo è una squadra che l'anno scorso in due partite mi ha fatto solo un punto, quindi vuol dire che è una squadra che ha qualità. E Tutto Cuoio lo stesso, un giocatore davanti che in qualsiasi momento può fare la differenza, che è Colombo. Quindi sono due partite da prendere con le molle, cercando di prepararla assolutamente molto bene, perché sennò